Buonasera, ci troviamo a Piazza San Gaetano alla vigilia della Vigilia di Natale, nella tradizionale Assisi pisce ehm, insieme a Claudio Il Cigliano e al maestro Raffaele De Maio. Eh, ci troviamo qui perché eh, qualcosa è cambiata rispetto agli altri pre anni precedenti sulla mh, rappresentazione, sulla manifestazione tradizionale che è ultracentenaria. Eh, non ci saranno più i banconi del pesce eh, come era una volta, ma ce ne saranno solamente tre eh, dove poi saranno esposti dei, eh, dei pesci che verranno messi in palio alle persone che ne saranno presenti. Passo la parola a Claudio Cigliano, uno degli organizzatori. Buonasera, buone feste. Eh, sì, come tu anticipavi è cambiato qualcosa drasticamente. Purtroppo per delle nuove prescrizioni eh, dell'ASL non è più possibile eh, realizzare il mercato del pesce qua nella piazzetta come si è fatto da centinaia di anni. E, per non far comparire questa tradizione che ci, che ci vede sempre presenti il giorno 24 con la processione, con il mercato del pesce, eh, si è pensato di fare una rappresentazione che possa evocare un pochettino quello che è sempre stato fatto. Per non far perdere questa tradizione che è fortemente foriana e quindi il territorio sarebbe monco, insomma il Natale non sarebbe quello di sempre. Eh, e non ci saranno quindi più i pescatori, ci saranno questi tre banchi del pesce che hanno dei colori particolari e dopo il maestro Raffaele De Maio ci spiegherà perché la scelta di questi colori? Eh, innanzitutto sarà una scena teatrale, quindi ci saranno vestiti d'epoca, sarà una cosa come fare veramente un tuffo nel passato. Esattamente, eh, proprio questo diciamo, lo spirito con cui è nata questa, questa idea. Eh, eh, sicuramente i pesci che andremo a prendere sono giù al porto, sono dei pesci veri, eh, infatti ci sarà una tombolata con eh, dei premi e i premi saranno appunto questi, questi premi in pesce visto che il 24 tradizioni. Offerti da? offerti dal, dal comune di, di, di Forio nelle, nelle organizzazioni del Natale. E... Oltre ai pesci, diciamo questi qua che servono per la tombolata, ci saranno anche le alici che poi però uh, verranno cotte nel pala Noel, quindi dall'altra parte. No, eh. Vengono solo portate qua in modo da arricchire la scena con, uh, con il pescato. Praticamente un antipasto prima della grande abbuffata in pratica. Non ci si salva da questo. Il brunch di domani sarà veramente ricchissimo. Maestro, i colori, i colori di queste, questi banchi, eh, come mai? Sì, capisco, ci troviamo, sì, un'isola, una cosa, però sono colori un po' particolari. Ma prima di arrivare al perché di questi colori, Vorrei dire che tutta questa scenografia che è stata anticipata anche da Claudio è dovuta al direttore artistico, che è praticamente Gaetano Maschio, che ha ideato questa scenografia in piazza con una diciamo, esposizione di questi banchetti. Questi banchetti sono stati realizzati proprio perché si prevedeva già di fare questa scenografia. E allora assieme praticamente alle tre associazioni che hanno diciamo, un po' collaborato e arricchito eh, sia con il presepe sia con altre manifestazioni il paese che sarebbe la Magnosia eh, del dottor Nardini che ha a disposizione i costumi, eh, l'ASCOM di cui è Presidente Claudio e noi Comitato Arti e Mistiri. abbiamo pensato appunto a fare dei banchetti che avessero diciamo, una differenziazione rispetto al passato, usando dei colori mediterranei, dei colori pastelli, come sono le case praticamente delle nostre abitazioni, che sono chiare sul Celestino, sul Rosa, sul Paglierino, quindi qualche cosa che ricorda anche un po' le isole di Ischia e di Procida. Quindi questo da un punto di vista della tavolozza pittorica. Per quanto riguarda il resto poi sarà diciamo, una rappresentazione teatrale, da quello che io so ci saranno delle signore che si affacceranno dai balconi, ci saranno delle canzoni e ci sarà poi una, una scenetta di un signore, di un nonno che con un testo che ha scritto Gaetano Maschio lascerà un testamento spirituale al nipote e quindi alla nuova generazione foriane. Ma anche lei avrà un... Sì, faccio il nonno, anche se non sono ancora nonno, però in questa occasione mi presto a fare il nonno. Perfetto, allora non, vediamo, siate tutti quanti presenti, sarà sicuramente una bella manifestazione, non mancate, a presto.